Il MiG-15, il modernissimo caccia di fabbricazione russa, leggero, semplice ed economico. Il suo antagonista è il pionieristico Sabre F-86 americano, altamente tecnologico, pesante e costoso. Nel 1950 scoppiò la guerra di Corea. I combattimenti aerei che ne seguirono durarono 3 anni e costituirono la prima occasione di vedere uno scontro tra caccia con ali a freccia. Ecco la ricostruzione di un confronto tra il MiG e il Sabre nei loro duelli durante la guerra di Corea. Nel giugno del 1950 la Corea del Nord invase la Corea del Sud. Per paura di un comunismo sempre più diffuso, gli Stati Uniti si affiancarono alle Nazioni Unite per sostenere la Corea del Sud. La battaglia iniziò su terra. Gli americani spinsero i nordcoreani indietro, oltre il confine. I combattimenti di terra furono durissimi e in poco tempo anche nei cieli lo scontro si fece intenso. L'8 novembre 1950 le forze americane si trovarono per la prima volta di fronte al MiG-15. L'introduzione di questo caccia da parte delle forze cinesi e coreane colse tutti di sorpresa. L'impiego del MiG era rivolto alla distruzione dei cacciabombardieri americani che proteggevano le truppe sul suolo nordcoreano. L'Occidente conosceva poco il MiG, ma venne presto a conoscenza del suo devastante potenziale. Quando fu impiegato per la prima volta, il MiG era il più veloce aereo nel cielo coreano, superiore all'F-80 Shooting Star e all'F-51 Mustang. Era il caccia più veloce in Corea del Nord. Per questo ne erano molto orgogliosi. Il MiG era uno dei primi caccia a reazione. I russi cominciarono a lavorarci nel 1947. Dopo solo un anno il MiG era pronto per volare. Questo caccia all'avanguardia fu creato da un team di progettazione con a capo Mikoyan Egyurevich. Costruirono un aereo davvero unico. I requisiti erano eccezionali per il tempo. La velocità doveva superare i 1000 km orari a livello del suolo, mentre in aria, a quota 10.000 metri, doveva superare i 1020 km orari. Doveva raggiungere i 10.000 metri di quota in circa 3 minuti. La velocità era la chiave. Il MiG era 2 volte più veloce degli aeroplani a elica dell'epoca. Era un aeroplano leggero. Aveva comandi stupendi in velocità e non, soprattutto per la salita. Il primo MiG aveva un motore NIN di progettazione britannica. La Gran Bretagna fornì il progetto all'Unione Sovietica durante la loro alleanza subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il NIN era un motore a compressore centrifugo. L'aria aspirata dalla presa frontale passa al compressore. Qui è compressa dalla forza centrifuga. L'aria compressa è poi spinta nella camera di combustione dove il cherosene viene iniettato, acceso e bruciato per produrre il gas di scarico ad alta velocità che determina la spinta del getto. I russi modificarono il progetto britannico e nel 1951 crearono il motore VK1. I piloti lo consideravano più veloce ed affidabile. Il primo MiG era molto pesante. Era difficile manovrarlo a mano. Ma con il sovralimentatore nel motore VK1, l'aeroplano volava da favola rispetto al modello precedente. A 6 mesi dall'inizio della guerra, il piccolo e robusto MiG-15, capace di volare a 1078 km all'ora, era pronto per dominare i cieli della Corea. Il MiG appariva invincibile. La sua struttura semplice poteva incassare colpi enormi e continuare a volare. Nel settembre del 1952 uno degli aerei della 64esima divisione venne colpito. Contammo 119 fori di proiettile, 24 solo nel motore. 2 delle camere di scarico erano state colpite e 16 pale non c'erano più. Tutti gli elementi dell'unità di riscaldamento erano bruciati. Il secondo serbatoio era esploso. Il primo serbatoio era stato colpito. I dischi dei freni erano carbonizzati. Il serbatoio dell'acqua era crivellato di colpi. Il sistema idraulico era fuori uso. Ma l'aereo completò comunque la missione. Atterrò benissimo e dopo 16 giorni decollò di nuovo. Appena il MiG apparve nei cieli coreani, gli americani portarono in battaglia il loro caccia con ali a freccia, il Sabre F-86.
era un aereo più complicato e non era pronto per il combattimento. Era stato sviluppato per pattugliare e difendere i cieli americani. Tuttavia, messo alla prova, si dimostrò essere un caccia da combattimento dalle capacità strabilianti. Date le nuove velocità particolarmente elevate e incontrando forze che avrebbero messo a dura prova sia la struttura dell'aereo che il pilota, era necessario usare materiali più pesanti e strutturalmente solidi. Dovevamo poter raggiungere almeno 965 km orari perché l'aereo venisse acquistato dall'aeronautica militare. Abbiamo superato questo requisito minimo, raggiungendo 1080 km all'ora. Anche il motore che consentiva tale velocità al Sabre era di progettazione britannica, però era molto diverso. Il Sabre aveva un motore a flusso assiale invece del compressore centrifugo del MiG. Come per il MiG, l'aria aspirata dalla presa d'aria anteriore era convogliata nel compressore. Nel motore del Sabre l'aria passava attraverso una serie di lame rotanti e fisse. Queste servivano a comprimere progressivamente l'aria prima che passasse alle camere di combustione per essere iniettata, accesa e bruciata per produrre la spinta necessaria. Abbiamo rispettato il flusso dell'aria, perché in questo modo aveva un profilo più slanciato, cosa positiva sia per la velocità che per la manovrabilità. In questa città conta chi conosci, chi vince, chi perde. Le velocità raggiunte da Sabre e MiG erano praticamente equivalenti. Entrambi volavano ad oltre 1000 km orari. Per raggiungere queste velocità, entrambi adottarono una nuova caratteristica, l'ala a freccia. I primi aerei avevano le ali perpendicolari alla fusoliera e ad alta velocità si veniva a creare su queste un aumento della pressione con conseguente resistenza aerodinamica. Per superare questo problema, le ali furono piegate all'indietro di 35 gradi. Tuttavia, l'ala a freccia del Sabre era migliore di quella del MiG. Aerei con le ali a freccia erano meno controllabili a bassa velocità. Quindi gli ingegneri americani introdussero un elemento chiamato slat anteriore che consentiva di aumentare la superficie dell'ala quando fosse necessario. Il Sabre era più robusto per via dell'attaccatura delle ali alla base della fusoliera anziché sul fianco come nel MiG. Con queste caratteristiche il Sabre era più solido e agile del MiG. Ha anche infranto il muro del suono, cosa mai fatta dal MiG. L'F-86 era molto robusto. Consentiva al pilota di volare fino al limite strutturale dell'aereo e anche oltre. Quando il colonnello Hinton tornò dopo aver abbattuto il suo primo aereo nemico, affermò che ogni indicatore del pannello di comando era sul rosso. Volavamo a 9.000 metri in squadriglia quando uno degli altri avvistò il nemico in avvicinamento ad ore 8. Vidi anch'io i quattro aerei. Si spostavano molto velocemente. Non avevo mai visto una simile velocità. Ed ero incredulo quando volarono sotto di noi, acquistando quota e virando per attaccarci. Pensai che fosse giunto il momento di combattere contro i MiG e sparai una lunga raffica al capo squadriglia. Mi ricordo di aver guardato l'indicatore della velocità che segnava rosso nel momento dell'attacco. A quel punto il capo squadriglia se ne andò, mentre un suo subalterno rimase a tiro. Quindi sparai e lo distrussi. Il Sabre e il MiG avevano una sostanziale differenza. Il Sabre era pesante e robusto, il MiG piccolo e leggero. Essere leggero consentiva al MiG un'accelerazione maggiore e aveva un altro vantaggio. Poteva salire in quota più velocemente del Sabre. Il MiG aveva maggiore portanza e minore resistenza. E possedeva un motore altrettanto potente. In pratica poteva andare più in alto e più velocemente.
Volare più in alto dell'avversario conferisce un notevole vantaggio. Si può decidere quando entrare in combattimento o restare fuori portata del nemico. Una volta che superavamo i 15.000 metri, eravamo al sicuro. Però l'idea stessa di combattimento aereo ravvicinato è di trovare i nemici e abbatterli. Li cercavamo dall'alto e poi ci avvicinavamo con cautela. Potevano scegliere quando attaccare. Potevano scegliere la quota sopra di noi quando attaccavano. In questo modo erano sempre sopra di noi quando iniziava un combattimento. Significa che avevano sempre una maggiore velocità scendendo in picchiata verso di noi. Il Sabre F-86, più grande e pesante, non poteva raggiungere quote così elevate. A 12.000 metri con i primi F-86A, di solito si perdeva la possibilità di manovrare velocemente. Qualsiasi manovra veloce significava andare in stallo e perdere quota. Quindi noi operavamo soprattutto tra i 7.500 e i 9.000 metri. Era la quota migliore per il combattimento con l'F-86A. Volare ad alta quota poteva anche dare al MiG dei vantaggi, ma creava anche problemi. A quell'altitudine l'aereo volava con difficoltà. Dove l'aria è molto rarefatta, c'è il pericolo che l'aereo possa andare in stallo. Per questo motivo è necessario volare mantenendo un angolo pronunciato e spostare le superfici di controllo molto dolcemente. Se l'aereo va in stallo, non è possibile uscirne se non scendendo di quota. Ed era lì il pericolo. Quando entravi in avvitamento, gli americani ti vedevano e si avvicinavano avendo tutto il tempo di mirare e sparare. Anche se il Sabre poteva colpire il MiG a bassa quota, in uscita da uno stallo il MiG poteva salire di quota ed essere padrone dello scontro, decidendo quando e dove combattere il nemico. Tuttavia il vero confronto avveniva durante gli scontri ravvicinati. Qui il Sabre mostrava la sua piena efficienza. Quando il MiG e il Sabre si sono scontrati nei cieli coreani, sebbene avversari, erano gli aerei più simili l'uno all'altro della storia del volo. Per avere la meglio, ogni pilota doveva spingere il proprio velivolo al limite estremo. Prima dei combattimenti ci dicevano che il MiG era l'aereo migliore del mondo, quindi eravamo convinti che non esistessero aerei al pari dei nostri. Fu un errore. Noi pensavamo che il Sabre fosse migliore non perché il MiG sembrava un grosso giocattolo lucente, ma perché sapevamo che era costruito bene. Le caratteristiche fondamentali del Sabre sono il suo potenziale e la sua qualità. La manovrabilità era fondamentale. Il Sabre, slanciato e robusto, era più agile. L'aereo aveva una velocità di rollio che superava di molto quella del MiG. La velocità di rollio di un aereo è importante in fase d'attacco per sfuggire ad un attacco. Con una elevata velocità di rollio, se sei sotto attacco, puoi rollare e virare più velocemente, facilitando la fuga dalla minaccia che hai in coda. Il MiG virava più lentamente dell'F-86, quindi non viravamo mai contro il nemico. Salivamo di quota e poi scendevamo per attaccare. L'agilità del Sabre era frutto dell'alta tecnologia americana. Sul loro caccia gli americani installarono modernissimi sistemi idraulici e progettarono un complesso timone verticale. Questo consentiva al Sabre di compiere manovre che il MiG non poteva eguagliare e dava al Sabre un grande vantaggio durante i combattimenti ravvicinati. Tuttavia, i vantaggi del Sabre non si fermavano qui. Uno dei problemi più difficili da superare per i piloti di questi velocissimi caccia era la forza G. La forza G spinge il sangue via dal cervello, causando perdite di coscienza. I piloti del Sabre indossavano tute antigravità. Le tute si gonfiavano intorno alla parte anteriore del corpo, spingendo il sangue di nuovo al cervello. I piloti dei MiG non avevano queste tute. Dovevano superare gli svenimenti mentre erano in azione. Avevamo molti problemi senza tute antigravità. Nessun essere umano può sopportare forze tra 8 e 12 G. Sarebbe necessario essere dei Superman. Il MiG era completamente meccanico, con comandi regolati da cavi. Quindi non era possibile forzare troppo la cloche a forze G molto elevate.
A volte forzavo un po' i G con i MiG e mi chiedevo sempre come facessero a non svenire. Il progetto della cabina di pilotaggio del MiG non migliorava le cose. 50 anni dopo la guerra, il pilota di Sabre, Bruce Hinton, darà una valutazione della cabina di pilotaggio del nemico. Direi che lo spazio tra il pilota e il pannello di comando è piuttosto stretto se paragonato all'F-86. Preferisco avere un po' più di spazio per avere una visuale migliore, anche se il parabrezza è nella stessa posizione. Poi ha questa cornice metallica qui che blocca molto la visuale, non mi piace. In combattimento mi giravo di continuo per vedere oltre la coda, controllando se ci fossero nemici su entrambi i lati. In questo aereo riesco a vedere solo fino ad un certo punto. Ma non posso vedere la coda e ritengo che questa limitata visibilità sia un punto a sfavore. È di progettazione russa e non mi piace granché. Ora tocca al veterano Kenneth Rowe, pilota di MiG, entrare nella cabina di pilotaggio del Sabre. Individua subito le cose che gli mancavano. Sembra proprio di essere in cima ad una montagna. Non ho ostacoli e vedo benissimo davanti all'aereo. La cabina di pilotaggio è molto avanti rispetto alle ali, quindi riesco a vedere in basso, sia a sinistra che a destra. E riesco a vedere dietro. Vedo benissimo la coda, quindi riesco a controllare se ci sono nemici dietro di me. È un aereo molto ben progettato. Il Sabre poteva anche avere una visuale migliore, ma nei combattimenti aerei dipendeva tutto dalla potenza di fuoco. Quando iniziava il combattimento e il nemico era nel mirino, il MiG aveva la meglio. Con 3 cannoni caricati con proiettili esplosivi, il MiG era un nemico temibile. Però c'era un problema. I cannoni del MiG erano molto lenti e caricava solo 380 colpi. Il Sabre invece aveva 6 mitragliatrici e sparava 1600 colpi al minuto. Il MiG tuttavia era estremamente resistente, poteva sopportare tutti i proiettili di un Sabre e volare via tranquillo. Il problema era nelle altitudini a cui volavano. Anche se crivelli di colpi un aereo, non c'è abbastanza aria perché bruci. Uno dei problemi maggiori per i Sabre era riuscire a incendiare i MiG. La loro mitragliatrice sparava 450 colpi al minuto e avevano abbastanza munizioni per circa 15 secondi di fuoco. Quando raggiunsi il MiG, cominciai a colpirlo. Lo colpii duramente al motore. E vidi qualcosa che volava via. Non so cosa fosse. Pensai che ormai ce l'avevo fatta, ma lui continuava a volare e non c'era fuoco. Non saltava in aria come facevano gli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, quando colpivi un aereo, il carburante lo faceva saltare. Il carburante su questi aerei non è così. Continuai a sparare usando una quantità pazzesca di munizioni prima di riuscire ad abbatterlo. E anche allora non si è incendiato. Il MiG aveva armamenti diversi. Anziché mitragliatrici, aveva dei cannoncini. Il MiG aveva un cannone da 23 mm, contro questo calibro 50. Qui abbiamo un proiettile da 20 mm, ma vi fa capire il tipo di colpo sparato da un MiG. Erano enormi. Inoltre erano altamente esplosivi. In più, il MiG aveva anche un cannone da 37 mm. Qui abbiamo un proiettile da 30 mm, ma vi lascio intendere quanto fosse grande. Anche questo era un proiettile esplosivo. Il grosso vantaggio per il Sabre era che la traiettoria per entrambi questi cannoni era molto breve, quindi dovevano essere molto vicini per colpire. Ma se colpivano, erano devastanti. Potevano distruggere un F-86 completamente. Armi potenti erano un vantaggio, ma solo se si riusciva a colpire il bersaglio. In confronto al MiG, il pesante Sabre era una piattaforma di fuoco più stabile ed era dotata di una cosa che il MiG non aveva, mirini radar d'avanguardia. Quando veniva agganciato un obiettivo, le armi del Sabre erano più precise e il pilota poteva sparare da più lontano. Questo dava al Sabre un vantaggio enorme. Il MiG non aveva speranza. Il mirino del MiG non è preciso come quello dell'F-86. La gittata dei proiettili dei cannoni sembra sempre insufficiente. Era efficace soltanto nelle distanze ravvicinate, intorno ai 100 metri. Con distanze maggiori non era assolutamente preciso. Ma se un Sabre veniva colpito, il pilota era in grave pericolo, come scoprì un compagno di Bruce Hinton.
Un MiG aveva aperto il fuoco su un F-86 e lo stava colpendo. Io virai verso il MiG e lui mi vide. Premetti il grilletto. Gli sparai una lunga raffica mentre attraversava la mia linea di fuoco, quindi virò tornandosene a casa. Tornai verso il Sabre che era stato colpito. Aveva una grossa falla nella parte posteriore. Non ero proprio sicuro che ce l'avremmo fatta a tornare oltre le nostre linee. Tuttavia ce la facemmo e l'aereo compì un atterraggio di fortuna. Più tardi scoprii che il pilota era uno dei miei migliori amici, un altro comandante di squadriglia, Glenn Eggleston. Fui felice di essere riuscito a salvarlo. La guerra in Corea vide i MiG e i Sabre costantemente in combattimento. Entrambi gli aerei presentavano caratteristiche che li rendevano veramente competitivi. Il MiG era leggero e aveva cannoni pesanti. Il Sabre era agile e i piloti indossavano tute antigravità che consentivano loro di eseguire manovre complesse. Però alla fine dei conti erano determinanti l'abilità e le conoscenze dei singoli piloti. I piloti dei Sabre erano avvantaggiati in questo. Erano veterani della Seconda Guerra Mondiale, aggressivi e scaltri. I piloti coreani non avevano esperienza. Molti di loro volavano da meno di un anno. Non era sufficiente. Non ci fu mai insegnato a volare in condizioni estreme, come alla massima quota e alla massima velocità possibile per l'aereo. Imparammo a volare in condizioni estreme soltanto dopo l'inizio della guerra. Inoltre, non avevamo mai sparato con i cannoni prima di allora. All'insaputa degli americani, i russi aiutavano i cinesi e i coreani volando per loro. E come gli americani, anche i russi erano veterani della Seconda Guerra Mondiale. Pensavamo che i piloti fossero abili e avessero la stessa esperienza che avevamo noi. Non li consideravamo inferiori. Non abbiamo mai pensato che non fossero piloti eccellenti. Noi, in fondo, li consideravamo dei guerrieri. E ogni guerriero ha il suo codice morale. È per quello che si combatte. Ed è quello che si riceve. Avevamo molto rispetto per quelli che sapevano combattere. Tanto rispetto che non correvamo mai rischi quando erano in volo. Nel corso della guerra, i MiG superavano numericamente i Sabre in un rapporto 10-1, ma l'equipaggiamento tecnologico e l'esperienza dei piloti americani fecero la differenza. Alla fine della guerra erano stati abbattuti circa 792 MiG contro meno di 80 Sabre. In questo conflitto il Sabre ha avuto la meglio sul MiG. Il successo del Sabre ha consentito alle truppe americane di proseguire la guerra a terra fino alla firma del cessate il fuoco nel 1953. Se dovessi scegliere di essere in un aereo durante la guerra in Corea, sceglierei l'F-86 Sabre. Sceglierei l'F-86. In effetti è stato l'aereo migliore che io abbia mai pilotato. Ma la rivoluzione dei combattimenti aerei non fu l'unico progresso innescato dalla guerra fredda. Anche le armi della fanteria stavano cambiando. 10 anni dopo la guerra in Corea, durante la guerra in Vietnam, le tattiche di combattimento a terra sarebbero cambiate per sempre.